Ciao ragazzi, bentornati su Wargames Tube nella Jade Adventure di Rufy. La premessa è che non so com'è possibile, ma siamo qui. Ho cercato. Se finiscono le chiacchiere vi faccio vedere. Se non finiscono le chiacchiere non vi posso far vedere. Ho cercato allora qui. Qui c'è la missione principale, ovvero ci dice cosa dobbiamo fare nella missione principale. In basso a sinistra, non c'erano gli ideogrammi che ci hanno adesso, ce n'erano degli altri. Quegli ideogrammi lì io li ho provati a cercare nella mappa ed erano quelli del continente di sinistra. Allora mi sono messo a viaggiare di città in città per cercare altri ideogrammi, ma non ho trovato niente. Ho provato a parlare a caso nelle città e a un certo punto è spuntato un punto nella nebbia, in cima, più a nord di dove sono adesso. Nella nebbia ho provato ad andarci, ma non mi faceva andare e mi ha sbloccato questa qui. Quindi direi che adesso devo fare questa missione qui e fatta questa missione potrò entrare nella nebbia, credo. Quindi da qui immagino che partirò per guadagnarmi un pezzo della nave, insomma. Questo tizio è veramente forte, era quello che diceva Leo. Ha dei poteri che gli piacciono molto. È uno contro uno. Posso usare solo un personaggio fra quelli che ho. Prendiamo Rufy, dai. Rufy per l'uno contro uno. E qua c'è il giocatore di pallavolo. Ti ho sentito dire che è bellino come, man come anima. Manga non lo so. Bene, cominciamo bene. Devo dire che le mosse con triangolo fanno veramente molto danno. Aia. Oh, volevo provare a schivare per fare più punti, ma pam, beccati questa. Madonna, quanti danni fa Rufy col triangolo? È troppo veloce. Aia. Ma serve schivare gli attacchi se tanto tu mi colpisci lo stesso? Aia! Torniamo alla vecchia... vecchio sistema di pestaggio che mi sembra l'idea migliore. Oh, oppala! Vabbè, mi ha colpito male. Bene, stavolta ti frego perché stavi facendo una specie di mossa tu, quindi adesso ti subisci tutta la mia. Un bel po' di hit, eh. 27 colpi. Attivate in tempo anche questa, vediamo se riesco a centrarlo. Più che altro perché così velocizzeremo anche un po' il video, perfetto. E non dobbiamo perdere un sacco di tempo per questo marello. 100 punti. Sì, voglio continuare. Prendo un po' di exp anche gli altri, anche se non hanno combattuto. Chissà poi che cavolo serve il livello, non si sa. Non so, aumenteranno i danni anche. Abbiamo trovato una specie di corno. Modifichiamo la nave. Ammazza che brutta, cos'è quel coso?
Beh, qua non ce l'ha messo direttamente, non ce l'ha dato neanche un trofeo, purtroppo. Vediamo dove dobbiamo andare. Va bene, vediamo che succede con questo ghiacciaio. Ah, ok. Lo colpiamo. Lo traforiamo. Questo dovrebbe far smettere la nebbia. Ah, bene. Cos'è sta roba così rosa? Bene, scriviamo questo. Andiamo bello veloce. Ehi, guarda che c'è. Guarda che c'è da queste parti. C'è Zuna che ci aspetta. E c'è Medaka. E c'è anche il polpo di Assassination Classroom. E quello è il loro team, quindi fammi capire. Sì, è decisamente il loro team. Noi cambiamo il nostro. Allora, voglio prendere Kuroko come aiuto. E teniamo. Sì, teniamo Rufy, dai. Facciamo una per uno. Cioè, un video per uno. Questo video lo dedichiamo a Rufy con due battaglie di Rufy. Era il tondo, ho indovinato di nuovo. Che culo. 210 punti. Bella lì. Forse va a tempo. No, non è piccola l'arena. Allora, non so che raggio abbia Kuroko. Cammina e lancia la palla comunque. Quindi dobbiamo avere un bel raggio perché ha camminato parecchio. Aia. Cosa sta venendo scritto? Una sorta di maledizioni. Ah, ma cavolo, bisogna combattere sopra. Aia! Narge, sono morto. Vengo giù te, allora. Non ho subito danno. Cos'è immune lui? Oh via. Scappa Seiya. Sto malissimo. Converrebbe che stai di sotto però, eh. Sì, cavolo, doppio down. Brutta cosa. Anche se Medaka se rimanesse lì non sarebbe male. Sì, è stata colpita. Grazie intelligenza artificiale. Bene, adesso se riusciamo, c'ho il Gear Second e posso fare la mossa. Ah, Kuroko che che palleggia, impassibile. Aia. Mi ha preso con la combo. Vediamo se riesco a prendere lei. Non è molto lontana, ce la dovrei riuscire a fare. Ah, l'ha mancata. Attiviamola subito. Vediamo se la partenza di riflessi paga. Presi anche insieme. Bam! Finish, grande! Distrutta, adesso vedono anche le mutandine. È caduta una. Oh, è caduta una cella. Fatto con un po' di punti, dai. Allora, vediamo un po' cosa succede adesso. È il terzo pezzo dell'emblema. Abbiamo completato l'emblema.
Esultiamo tutti. Perché adesso c'è il grande tempio. E Atena. C'è un cattivo. Che è successo? Ah, Rufy è diventato cattivo. Va bene. Direi che questo combattimento lo vediamo nella prossima puntata. C'ho dei nuovi personaggi quindi da utilizzare. E ci vediamo domani alle 15 con il prossimo video. Ciao ragazzi!